sento malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali. Io aspetto ancora te da sempre con i capelli grigi e con le rughe, il viso rigato dal pianto, dolce musica ancora sento le risate dei nostri bimbi. In silenzio senza un lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore, ci accompagna la melodia, ci odiamo del tuo ritorno, continuo ad amarti in silenzio. Silenzio senza lamento, senza il nostro bacio di odio. Ti amo mio dolce ed unico amore. Amo mio dolce ed unico amore. Signore, scusate il disagio che c'è stato inizialmente, ma dobbiamo vedere il lato positivo. Il lato positivo è che siete qui insieme a noi e vi porto i saluti del presidente Bruno Mancini. Ho il giornale da dare e offrire a voi, che è arrivato oggi, e quindi noi ci teniamo moltissimo ai nostri associati, ai nostri fan, ai nostri cari amici. Antologia molto importante per ricordare non solo la mamma di Alfonso Correri, ma tutte, e che lui era il nostro architetto. E qui lo devo ringraziare perché ha avuto anche subito i gesti pronti di darmi coraggio e di sistemare tutte le sedie e tutto quanto, perché non è sistemato nulla. Quindi si vede che è veramente un bravo architetto anche per la serata. Devo ringraziare tutti quanti. Qui adesso man mano che li chiamo ve li presento. Dobbiamo ringraziare le nostre artiste. Milena Petrarca sta qui vicino a noi, presidente
delegata della Regione Campania e nonché di varie nazioni della vita, che si impegna e mi dà molto coraggio ad affrontare la realtà, perché la cultura non è sempre facile svolgerla, occorre veramente solidarietà e coraggio. Questo coraggio me l'ha dato anche voi stasera come amici cari e mi fa piacere. Poi abbiamo anche un altro pittore, Beniamino della nostra amata Pontinia. Abbiamo la nostra Gianna Formato, che è un'altra pittrice, Flora Rucco, un'altra pittrice, anche lei fa parte della Villa, presidente delegata della Regione Lazio. Quindi ci impegniamo a diffondere la cultura. Ma devo ringraziare anche Claudio Galeazzi, che sta qui vicino, che ho detto questa sera non è tanto per declamare le poesie e far conoscere il libro, ma quanto ricordare i nostri cari, tutti elencati nella nostra locandina. Comunque devo ringraziare anche il nostro amato Luigi Zacchero, che è venuto da noi. Poi Lucia Fusco, che anche lei è presidente delegata Italia, anche lei è bravissima. Poi abbiamo presente una cosa molto bella, nonostante c'è stato qualche cosa un po' che non va, ma la gioia più grande me l'ha data la nostra professoressa Zizzo, Rosaria, che è venuta da Salerno a domandarci. Quindi anche lei fa parte dell'antologia e rappresenta come presidente delegata alla regione Basilicata e è vicepresidente e collabora insieme a Milena Petrarca per quanto riguarda vari stati americani. Poi devo dire anche Milena Petrarca fa parte pure di un'associazione, l'associazione Magna Grecia, internazionale Magna Grecia Latina New York. Latina New York. Poi devo dire che abbiamo anche un'altra associazione, cui faccio parte anch'io, Gianna Formato, associazione Nuovo Cenacolo della Poesia. Poi devo ringraziare anche amato Dorita. Grazie. Devo ringraziare anche il nostro storico Carlo Bottoni, eccolo lì, che è un nostro amico carissimo, e poi il papà di Lucia Fusco e con la mamma Angelino Marandruccolo, che è il nostro caro amico e cantautore importante di Pontinia. Poi Madame Serri, dove sta Madame Serri? Eccola lì. Bene. Amara Serri è la nostra presidente dell'Egitto, quindi lo lavoriamo anche. Ha lasciato pure il lavoro per stare con noi. Poi devo ringraziare anche la moglie di Eusebio Consoli, bravo, la signora che è venuta qui e che certamente ci omaggia, noi faremo un pensierino. È un'offerta delle cravatte di Eusebio. E quindi io stasera vorrei ricordare tutte le nostre persone care, non dimenticando nessuno, perché poi vi darò i giornali. Poi un'altra persona importantissima, devo ringraziare moltissimo, perché è il nostro giornalista che sta lì in piedi per noi, Rino Sorpino della Rino Fresh, e farà un articolo molto bello di questa serata, che ha portato anche la nostra Milena Petrarca. Lui è sempre generoso, gentile, anche la mia amica collega Margherita Celone, scusate,
Vi dico questo, quando mi prende l'emozione sono riuscita anche a dire a mio marito sull'altare: io prendo te, Angela e Maria Tiberi, prendo te. E allora mi ha dovuto suggerire Vincenzo Ruotolo, perché quando sono un po' emozionata dimentico le cose. Devo ringraziare mia nipote che mi sta sempre vicino, Manuela Ranaldi, e tutti voi, anche Carmine, altro personaggio molto importante, molto influente per noi. E signori qui, spero che non dimentico, Padre Nicola. Padre Nicola. Padre Nicola adesso dovrebbe venire, eh? No.